Siamo presso la Galleria Ele di Preganzeol in occasione della mostra collettiva dal titolo di Forme. Espongono gli artisti Pierfranco Cerruti, Maria Pia Contento, Aldo Giona Gallina, Luciano Tinazzo. Il soggetto ideale che emerge osservando le opere di Maria Pia Contento è la ricerca sperimentalista. L'artista dunque si propone di creare un mondo in cui i rimandi naturali e di vita quotidiana stimolano nell'osservatore una seducente carica emotiva. Siamo assieme all'artista Aldo Giona Gallina, al quale chiediamo di parlarci brevemente delle sue sculture. Ho portato delle sculture, dei quadri e anche un libro di poesie. Questo è il mio primo libro di poesie, Angeli Udibili, e vorrei raccontare questa poesia che descrive il luogo dove tutti gli artisti vanno a prendere l'ispirazione. In equilibrio c'è un luogo dove giacciono in bilico le intenzioni espressive, farle scivolare nel visibile è il dovere di ogni uomo sensibile. Tutto quello che faccio parte da un pensiero poetico e da lì dopo si sviluppa e mi vengono delle immagini della scultura, del quadro già fatto, e da lì poi viene un po' il difficile utilizzare la materia e cercare di realizzare proprio quello che ho visto. Qua abbiamo quest'opera che si chiama L'opera si dispera. Praticamente ho voluto trasferire tutte le mie disperazioni, tutta questa confusione che si ha in testa, le ansie, l'ho voluta portare e materializzare per potermi difendere da un qualcosa di materiale, perché finché è tutto confuso nella testa rimane tutto, sei indifeso. Invece portando nel mondo, nostro mondo reale, queste paure, io così posso guardare le paure che ho dentro e posso anche difendermi. Come mai per realizzare le sue opere si avvale di materiali che vengono definiti di norma per la scultura tradizionale non convenzionali? Perché io vorrei cercare di far entrare tutte le mie esperienze, farle entrare nel profondo e poterle così esprimerle in maniera molto istintiva, senza avere dei preconcetti o degli schemi. Per dire, quest'opera, io ho visto questo tubo da questo fabbro e ho visto subito la fontana, così come l'ho realizzata. Invece per quanto riguarda il cancello, questa immagine qua l'ho già vista. Ho iniziato, ho preso una struttura in ferro, poi ho incominciato a fare dei volumi con la plastica, dello scotch, poi con lo stucco ho cercato di dare la forma, prima il volume, poi la forma, e infine ho voluto dargli una specie di pelle. E ho utilizzato allora il silicone bianco. Questo silicone bianco anche al tatto è molto interessante, infatti dappertutto c'è scritto ovviamente non toccare, e invece io vorrei che sulla mia opera ci fosse scritto potete toccare, perché anche diciamo il tatto serve. Per Pierfranco Cerruti l'arte è il mezzo con cui egli riesce a far emergere le proprie emozioni, sensazioni e fantasie. L'artista dunque non persegue un soggetto ben definito, ma si fa attrarre da tutto ciò che la natura gli offre, cercando di raffigurarlo sulla tela o di rappresentarlo tridimensionalmente grazie alla scultura. In mostra anche l'artista Luciano Tinazzo, al quale chiediamo di descriverci la sua scultura. L'idea mia è partita da una forma metafisica, dal vecchio al nuovo, cioè appunto si lascia appunto il vecchio
per andare appunto a incontrare il mio pensiero. L'idea non è quanto diciamo approfondire sul fatto che il concetto deve essere anche breve. Come mai per realizzare le sue sculture usa l'acciaio inox? Ecco, uso l'acciaio inox perché ho fatto anche diciamo dei lavori, avviata vita attività lavorativa con l'acciaio, appunto materiale, l'acciaio inossidabile. E naturalmente conoscendo diciamo appunto il materiale mi dà diciamo la più possibilità di modificare, di plasmare meglio appunto l'opera. La preparazione per realizzare la sua scultura? Sì, faccio degli schizzi appunto su un foglio, cerco di portare diciamo il più possibile con correzioni all'idea, appunto anche per il principio dell'idea che appunto dell'opera, e naturalmente dopo con il suo schizzo cerco di lavorare l'opera.